Cari amici, la rete dovrebbe essere il luogo nel quale si socializza, si condividono le idee e si pensa anche magari alla crescita individuale del nostro paese. Invece è diventato un po' la mecca della minaccia, della diffamazione, della calunnia e questo è grave, grave perché tra l'altro in rete, sui social, ci sono anche i nostri ragazzi, ci sono i bambini, voi lo sapete, molti frequentano i telefoni dei propri genitori e quindi ricevono una pessima formazione perché sono costretti a leggere tutte le cose che i grandi scrivono e a volte i grandi scrivono cose veramente brutte. Vogliamo parlare ancora una volta delle minacce ricevute perché ovviamente noi abbiamo denunciato tutto questo, quindi è giusto che lo sappiano gli autori delle minacce e tutti coloro i quali stanno dietro questi profili. Profili vigliacchi perché attaccano, diffamano, minacciano e poi scompaiono. Ma non è che scompaiono e basta, cancellano completamente i profili. Bene, potete immaginare che noi o la giustizia siamo così stupidi da non comprendere che cosa c'è dietro tutto questo? Bene, ora vogliamo chiederci perché, per quale motivo avete fatto tutto questo, per quale motivo ci state indirizzando delle minacce. Noi abbiamo un'idea. Non dimentichiamo che la stampa, l'autorevole stampa del territorio, ci ha definiti la opposizione extraconsiliare. Perché? Perché l'opposizione non c'era, si era appiattita completamente su tutte le cose strane che stavano accadendo. Le citeremo una per una. Quante sono state? Dunque, credo che i meriti del movimento noi siano stati innanzitutto quelli di avere risvegliato le opposizioni, che in qualche modo si fanno sentire. Noi comunque abbiamo chiesto le dimissioni di tutti i cattolici perché stanno accadendo delle cose gravi, gravissime, e i cattolici, se così sono, non possono rimanere all'interno di una coalizione che in realtà sta esprimendo il nulla e, come appunto stiamo vedendo dalla stampa, una serie di attività che sono tra l'altro illegittime. Ma noi vogliamo capire a chi abbiamo dato fastidio e se abbiamo dato fastidio. Perché di fatto nella città la gente ci ferma, ci chiede di essere rappresentata, ci incoraggia ad andare avanti, ci dice quando rifate anche gli altri filmati, quelli che con ironia però raccontano la triste realtà della nostra città. Bene, dunque è strano, è veramente strano che da una parte tutti quanti sono felici, ci stanno incoraggiando e dall'altra qualcuno invece ci minaccia. Ma vogliamo ripercorrere un po' le cose che abbiamo fatto su richiesta dei cittadini? La prima segnalazione su Viale Magna Grecia, una discarica che non è soltanto quella che è interrata sotto l'ex manto di cemento delle cupole geodetiche, ma è quella discarica a cielo aperto, veramente vergognosa. Le famiglie fanno jogging, la gente passa, ce l'hanno lì proprio a mezzo metro. Abbiamo chiesto semplicemente di verificare e di bonificare quel pezzetto di verde, proprio perché lì passa il cittadino che fa sport. Bene, questa amministrazione che dice di volere tenere tanto alla salute dei cittadini non lo ha fatto. Potrebbe essere questo il motivo? Oppure il ponte di via Oberdan, il ponte di legno incendiato e mai riparato. C'è gente che deve fare un giro incredibile per poi ritornare dall'altra parte del fiume. Questo ponte è rimasto lì come monumento al non voler fare, a non voler ripristinare una cosa utile e bella. E forse questo è il ponte di legno? La denuncia che abbiamo fatto perché si potesse ripristinare immediatamente il ponte di via Oberdan? O è forse il parcheggio di Porta Piana? Questo parcheggio che è completamente chiuso, anzi è anche distrutto, l'ascensore non funziona più, hanno portato via di tutto proprio accanto ad una chiesa bellissima e proprio nel cuore della città storica. Il parcheggio è completamente chiuso, distrutto. E forse questo, per questo motivo? Ma come? Non state pensando alla città storica? Non avete sempre avuto a cuore la città storica? E per quale motivo, dunque, non lo avete messo in funzione? Non ci tenete tanto ai parcheggi? O è forse perché abbiamo ascoltato i cittadini di Via Roma, ma anche la città, in merito all'interruzione di Via Roma? Sì, sorgerà una villetta, un'altra villetta, un'altra piazza, ma quella strada è importante, importante per la sicurezza, importante per i cittadini, importante per tutti. Voi dite che quella strada è una strada invece che deve essere interrotta perché bisogna pensare al benessere dei cittadini. Ma secondo lei, sindaco, e secondo voi della pubblica amministrazione e di questa alleanza strana che c'è all'interno di questa giunta, secondo voi le macchine che ora salgono, tutte le macchine che ora salgono, le automobili in salita, producono sì o no smog? E secondo voi è salutare questa deviazione che avete prodotto? È salutare per i bambini delle scuole elementari di Via Roma? Ed è salutare per i bambini della Zumbini?
Noi crediamo proprio di no, perché in realtà nulla è cambiato, anzi forse è peggiorato, ma in tal senso lo vogliamo dimostrare. Noi lo misureremo, vediamo un po' se in realtà si respira aria pulita nonostante la villetta che si sta realizzando. E forse per questo dunque, o perché abbiamo segnalato e contestato che non è stato ancora fatto niente per il crollo del muro di Rione Massa. Per quale motivo? Perché non fa parte del salotto buono, con tutto il rispetto ai nostri amici ovviamente che lo popolano e soprattutto che vi operano con moltissimi sacrifici. Ma il Rione Massa è un rione storico, è crollato un muro. Per fortuna non è accaduto un gravissimo incidente, perché alcuni minuti prima giocavano 6, 7, 8 bambini lì intorno e noi lo abbiamo segnalato, e forse per questo motivo siamo andati a vedere ancora lì impacchettato e fasciato. Deve essere spedito da qualche parte oppure possiamo metterlo a posto e ripararlo, visto che il tempo è inclemente e sta dimostrando che le cose stanno cambiando e che quest'inverno potrebbe essere ancora peggio. Cosa stiamo aspettando? Oppure è per il centro sportivo polivalente. Vi abbiamo fatto notare che questa meravigliosa struttura con tre piscine importantissime, una coperta e due scoperte, è stata completamente abbandonata al degrado, il degrado assoluto. Ma perché deve essere abbandonato un centro così importante che potrebbe dare lavoro? Ve lo abbiamo chiesto, ve l'abbiamo chiesto tantissime volte, non solo noi, nessuna risposta. Noi vogliamo dire, ma è possibile, tra l'altro, che né sindaco né amministrazione, nessuno voglia rispondere alle istanze dei cittadini? Eh sì, perché noi non siamo soltanto il movimento Noi, noi siamo anche il movimento della città. Per questo motivo vi stiamo chiedendo di ultimare le opere pubbliche della nostra città. Oppure è per avere sostenuto fermamente la battaglia del no metro. Ne siamo convintissimi, ma lo era anche lei, sindaco, insieme a tutta la sua amministrazione. Si ricorda la sua firma per il no metro prima delle elezioni amministrative? E vi ricordate la foto di gruppo tutti insieme per il no metro? Bene, oggi avete cambiato idea miseramente, perché invece la città l'idea non l'ha mai cambiata. Vi abbiamo chiesto anche una consultazione e non l'avete concessa. Dunque c'è un muro, non ci si ascolta più. Sindaco, questa metro non serve, non la vuole nessuno, deve distruggere una strada importantissima. Noi non la vogliamo, ma non la vuole la città, perché noi stiamo rappresentando la città. Bene, sindaco, ma è questo il motivo per cui, a suo parere, noi riceviamo delle minacce? Oppure mi rivolgo a questo signore che ad un certo punto ha detto: tu non devi parlare del sindaco e di questa amministrazione, io ti diffido. Poi è passato alle maniere più forti. Ti consiglio di usare questa rete umana del movimento per provvedere a te, perché potresti cadere con la faccia a terra. Bene, io vorrei sapere una cosa, ma forse è per l'ospedale, perché vi stiamo dicendo che non siete capaci di individuare il sito dell'ospedale. Il consiglio dovrebbe decidere. Il consiglio ha deciso di non decidere, di passare la palla al sindaco. Dunque, sindaco, lei ci vuole dire dove deve essere costruito questo nuovo ospedale di Cosenza? Perché è chiaro che noi abbiamo bisogno di un nuovo ospedale a Cosenza. Per quale motivo lei non vuole dirci dove costruirlo? Lei lo sa che possiamo perdere il diritto a questo ospedale, perché si sono candidati sia il sindaco di Rende che quello di Castrolibero, a giusta ragione, visto che lei non decide. Ma è forse per questo motivo che questi signori ci minacciano? Oppure è perché abbiamo contestato Piazza Bilotti, che non può essere promossa alla città e ai cittadini come la piazza della sostenibilità ambientale? Non è così, diciamolo chiaramente. Piazza Bilotti sopra è una piazza, sotto è un grande garage. Inoltre accanto passano vetture tutto il giorno. Ciò significa che non è la piazza del benessere, non è la piazza all'interno della quale i cittadini con i bambini possono respirare l'aria pulita. Non è la Sila, non è l'altopiano silano. Piazza Bilotti è il cuore della città che si vuole dare per sostenibile, che invece contiene il più grande garage, la più grande autorimessa del centro della città, forse di tutta la città, e poi è piena di autovetture che vanno avanti e dietro in modo veramente incredibile, in modo veramente inconcepibile. E forse per questo motivo, perché abbiamo anche dimostrato che Piazza Bilotti non è neanche la piazza del turismo, che ci sono arrivate queste minacce?
oppure vado a finire, perché ci sarebbe una lunghissima lista ancora da portare all'interno di questo video, di questa testimonianza, oppure si tratta della ZTL, che ovviamente abbiamo contestato come tutti, ma come si può mettere il divieto di accesso all'interno della città storica e impedire l'accesso a tutti alle porte dell'estate, ad una città storica che è già mortificata da un vuoto assoluto, dall'abbandono totale della politica, di ogni forma di politica, abbandonata a se stessa, all'eroicità di questi imprenditori che nonostante tutto riescono ad andare avanti, all'eroicità di questa arcidiocesi che nonostante tutto continua ad operare lì e a sostenere anche tutte le povertà, all'eroicità di questi istituti, della biblioteca, di questi uffici che ancora continuano eroicamente a stare lì, bene. Lei decide di chiudere tutto perché? Perché abbiamo milioni di visitatori? No, perché abbiamo centinaia di migliaia di autovetture e quindi per davvero c'è uno smog che non si può respirare? No, il motivo lo sa soltanto lei con la sua amministrazione, perché probabilmente con una ZTL somigliamo ad una città europea. Sindaco, la città di Cosenza così non è una città europea, è la sostenibilità ambientale, quella dettata dall'Agenda 2030 è dettata dalla governance sostenibile delle Nazioni Unite, non è quella che voi state attuando e neanche la regione. Dunque è per questo motivo, oppure è perché noi abbiamo segnalato il problema delle famose cascate, perché sì, è proprio sulla cascata che è cascato questo signore che ci minaccia. Noi abbiamo esposto tutto ciò che i cittadini ci hanno detto, quelle immagini ci sono arrivate dalla città, ci chiedono di intervenire perché? Perché siamo un soggetto politico, perché ci siamo proposti in questa città come mediatori politici tra la città che non è ascoltata e l'amministrazione, ma voi non ascoltate proprio nessuno e allora abbiamo pubblicato ciò che abbiamo pubblicato, siamo andati nella città storica con i salvagente e voi la mattina successiva qualche cosina avete tentato di fare. Dopodiché tutto fermo. Bene, sindaco, forse è per questo motivo, perché stiamo troppo insistendo sulla città storica, che queste persone ci minacciano. E concludo. Vede, sindaco, questa persona in fondo è intervenuta e mi ha minacciato, dunque ha minacciato tutto il movimento, perché si è dichiarato apertamente un suo sostenitore. Effettivamente, quando siamo andati a vedere sulla sua pagina, lei, sindaco, insieme ad altri amministratori pubblici e altri suoi collaboratori, veniva sempre taggato insieme a questo signore. Bene, ora, poiché il nome di questo signore è noto, io le chiedo, sindaco, lei lo ha denunciato come abbiamo fatto noi? Lo ha denunciato all'autorità giudiziaria?